Beh, allora la domanda così è veramente molto generica, molto ampia, tendenzialmente sì, però bisogna considerare una serie di accortezze, di problematiche, ad esempio quello che viene chiamato mancanza di libertà di panorama nel diritto, cioè se all'interno di un luogo ci sono delle opere esposte al pubblico che sono ancora tutelate dal diritto d'autore, ad esempio dei palazzi di architetti ancora viventi, ancora tutelate, oppure delle sculture o dei quadri o dei murales. Questo può creare in effetti alcuni problemi di diritto d'autore. Ci sono poi problemi relativi al diritto dei beni culturali, che crea tutta un'altra serie di problemi che è difficile spiegare in un riassunto, e poi i diritti dell'immagine, perché se all'interno di questo luogo abbiamo le facce, i visi riconoscibili di alcuni soggetti, può essere che questi soggetti non gradiscano che la loro immagine venga diffusa. Quindi appunto la risposta è un classico dipende, che a noi giuristi piace tanto.